A Teramo, a partire da lunedì 29 luglio, inizieranno i lavori di sistemazione degli asfalti nel centro storico a seguito degli scavi effettuati da 2 Rete Gas. L'intervento interesserà un'ampia area che comprende via Erelli, via Paris, piazza Verdi, via San Giuseppe, piazza Martiri Pennesi e via del Mercato. Durante i lavori saranno previste modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Questa era una delle vie più, diciamo, disastrate. Partiamo da qui, da via Sant'Antonio, per arrivare lì fino all'inizio di Porta Romana. E facciamo tutta la via Irelli, Vico della Montagnola, via Paris e a seguire. Lasciamo solo il tratto davanti all'anfiteatro perché dovremmo iniziare con dei lavori e quindi un attimino sospendiamo. Quindi con quella parte diamo la possibilità a Rete Gas di fare tutta la carreggiata. I residenti e i commercianti della zona sono stati informati delle modifiche e delle possibili ripercussioni sulla circolazione. Le autorità locali invitano tutti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni fornite per minimizzare i disagi. Ho chiesto alla ditta che stamattina di mettere subito i segnali, ho avvisato quelli, diciamo, sia l'Eurospin, che è un'attività molto frequentata, c'è un'assistenza per anziani che l'ho avvisato personalmente, però essendoci una collaborazione cerchiamo insomma di smaltire il traffico. L'obiettivo dei lavori è quello di ripristinare la qualità delle strade e migliorare la sicurezza per pedoni e automobilisti. Si prevede che l'intervento durerà alcune settimane, durante le quali saranno effettuati controlli periodici per monitorare l'avanzamento dei lavori e garantire il rispetto dei tempi previsti. Ovviamente voi state lavorando per essere pronti per settembre, per la riapertura delle scuole, per non creare ulteriori disagi. Allora, noi questo è un lavoro, sì, vorremmo fare, ma non solo questo lavoro, ma in generale vorremmo fare tanti altri lavori, che all'inizio di settembre, verso la fine di agosto, partiremo con altri interventi. È chiaro che ogni intervento faremo una comunicazione, come l'abbiamo fatto per qua, per evitare che il traffico insomma non si snellisce, perché magari con la scuola chiusa, con le scuole chiuse, magari abbiamo la possibilità di lavorare meglio.